Cari amiche e cari amici di Invent TV, ben ritrovate, ben ritrovati davvero di cuore per questo nuovo appuntamento con Il Senso della Vita, una trasmissione che continua di settimana in settimana a proporvi ospiti, argomenti e in questo caso a riproporvi un ospite che ha avuto bel successo. Sto parlando del dottor Francesco Nannini, a cui diamo subito il benvenuto in collegamento da Roma, dal suo studio. Ben arrivato, dottor Nannini. Di provarla e un saluto a tutti i telespettatori che ci seguono. Il dottor Francesco Nannini è uno psicologo specializzato nell'approccio strategico integrato ed è un grande appassionato di resilienza. Bene, di cosa vogliamo parlare in questa puntata? Vogliamo parlare della resilienza strategica ai tempi del coronavirus, perché vogliamo proprio focalizzarci su questa particolare dimensione. E direi di iniziare subito, dottor Nannini, il nostro viaggio, ricordando che la resilienza è la capacità di un essere umano e di un sistema di svilupparsi, di proiettarsi nella vita nonostante ci siano difficoltà, ma soprattutto vorrei iniziare questa puntata con una domanda. Che cos'è un trauma a livello psicologico? Beh, sostanzialmente il trauma deriva da una parola greca che vuol dire ferita, quindi il trauma sostanzialmente è un'interruzione, un riproscorrere della vita, e poi questo si riverbera a livello della psiche, della mente. Quindi una persona rimane interdetta perché non era preparata e questo crea, diciamo, un grande vuoto dall'interruzione, è un'interruzione molto calzante. Una donna che ci ha insegnato come si possono affrontare i traumi, ed è anche lei, tra virgolette, una fautrice di resilienza, è quella che stiamo per vedere sui nostri schermi, cioè la grande psicoterapeuta americana Virginia Satir. Ci vuole commentare questa frase, la vita non è come dovrebbe essere, quella che è il modo in cui l'affronti che fa la differenza? Questo gigante della terapia, della psicologia, attraverso questa frase ci vuole comunicare che ci vuole, diciamo, una grande responsabilità per accettare il dato di realtà, accettare ma non subire. Questo sostanzialmente la change, il cambiamento e quindi questa propulsione resiliente che vuole sottolineare questa bellissima frase che ci ha salito. Un concetto fondamentale della vita umana è il concetto di attribuzione di significato, soprattutto quando l'evento è negativo, quando l'evento è doloroso, quando le cose non vanno come vorremmo. Cos'è questo concetto della psicologia di attribuzione di significato, dottor Nannini? Diciamo molto semplicemente è che ogni evento, per quanto nefasto, negativo, ha sempre un fondamento che ci vuole insegnare qualcosa. Quindi questo dato, questo insegnamento, va come dire, ci va questa consapevolezza di questo dato, e quindi all'interno poi di questa consapevolezza ci va trovato un senso. Il senso è questo, quello che fa andare oltre l'evento, sia riorganizzare in maniera resiliente il superamento del trauma. Per superare un evento doloroso, un trauma, le ricerche dicono che un passaggio fondamentale è quello dell'accettazione. Ma dal punto di vista terapeutico, che cosa significa accettare, dottor Nannini, un evento negativo? Guardi, glielo dico con una metafora. Nei paesi dove è nato Milton Erickson, ovvero l'Arizona, Erickson era molto, diciamo, affascinato dagli indiani, dagli indios di quel luogo. Quindi per far capire questo dirò questa metafora. Gli indios hanno insegnato ad Erickson che delle volte quando c'è un fiume in piena, che un individuo è dentro il fiume, il pensare erroneamente di dover andare controcorrente sarebbe proprio il venire travolti. Invece per superare questo evento dobbiamo lasciarci trasportare dalle onde del fiume. In quel caso uno si può salvare. Quindi delle volte bisogna accettare il trauma e chiedersi che cosa ci può insegnare. Questa disposizione con il tempo ce lo fa superare. Dunque accettazione non significa subire il trauma o subire il dolore, ma integrarlo per poi poterlo trasformare, se ho ben capito, dottor Nannini. Esattamente, esattamente. Ascolti, dottor Nannini, c'è una bellissima figura che è un altro, direi, testimone di resilienza. Nella puntata di un mese fa avevamo parlato di Milton Erickson ed è esattamente il personaggio che sta comparendo sui nostri schermi, Viktor Frankl.
Chi era Viktor Frankl e perché Viktor Frankl lo possiamo considerare un maestro di resilienza? Viktor Frankl è un altro gigante come Milton Erickson, e anche lui è proprio una figura storica che incarna proprio nel vero senso della parola, nel concreto, lo spirito resiliente. E lui è stato un neurologo austriaco che ha sistematizzato la terapia esistenziale, e in base a proprio alla sua esperienza di deportazione nei lager, se non erro tra il 1945 e il 1947, qui ha proprio sviluppato una resilienza, nel senso che per sfruttare quel tremendo spaccato, fece proprio come noi abbiamo detto nel primo anno di questo stato, cioè si chiese come posso io riuscire a superare questa coabitazione in un inferno. Allora lui trasse un insegnamento da quello spaccato, cioè capì che quell'esperienza avrebbe aiutato a diventare un gigante di psicoterapia, come è stato. E quindi avete visto, ha fatto proprio come ci siamo detti nelle prime due. Un altro concetto che deriva sempre dalle scoperte, dall'intuizione direi, di Viktor Frankl è il concetto di nevrosi noogena con due O, che è poco conosciuto probabilmente. Che cos'è per Viktor Frankl la nevrosi noogena, dottor Nannini? Allora, noos deriva dal latino, vuol dire mente, quindi nevrosi della mente. Beh, sostanzialmente lui ha coniato questo termine, appunto, poco conosciuto, perché è una sorta di alienazione. L'alienazione si viene a creare quando uno di noi perde il senso della vita. Chi sono io, che cosa ci faccio in questo sistema chiamato vita? Quindi sostanzialmente diceva che superando questo stato di nevrosi noogena, l'attribuzione di senso avrebbe ridato vita a una ripresa resiliente rispetto a questo impasse di trauma nervosi noogena. Sempre per Viktor Frankl, un punto cardine era quello dell'autotrascendenza. Ma nella visione di Viktor Frankl, che significato ha esattamente parlare in termini umani di autotrascendenza, dottor Nannini? Vi faccio vedere esattamente come l'autotrascendenza lui l'ha coniata proprio attraverso il superamento dello spaccato di quei 2-3 anni che ha passato nel lager. Lui, appunto, fece un'operazione mentale molto sofisticata. Lui riuscì a vedere se stesso dall'alto, quindi a mettersi in una prospettiva come se si vedesse dall'alto. Questo ha creato un distaccamento da quella condizione e ha, fatto scattare insieme una lettura, una deduzione di senso e superamento di quel momento così negativo. Molto chiaro. Adesso vorrei che la regia preparasse un contributo video che è tratto dal film Unbroken, diretto da Angelina Jolie, e che parla di una storia di un italo-americano, cioè era originario italiano ma poi vissuto in America, che ne ha vissute di cotte e di crude, e in questo trailer lo si vede intervistato proprio dalla regista, e ci sono alcuni frammenti di una storia segnata da traumi, da dolore, ma ciò nonostante lui è vissuto a lungo e in serenità. Questo ci aiuterà a capire alcune cose di come poter affrontare il coronavirus attraverso la resilienza. Prego la regia di mandare il contributo e poi il dottor Nannini ci farà un suo breve commento. Grazie. Everything begins and ends in the darkness. But God said, it is our job in this life to find our way to the light. Look at that great family. They were wonderful, except me. Well, you turned out all right. As a child, I got most of my running from the cops. Being a juvenile delinquent, I was always surviving. Someone down there? Who's down there? Just I couldn't conform to family life, so I was always in trouble. Come on, faster. Why? No one's chasing me. This is so dumb.
My brother got a hold of me at just the right time. I can't make a track team. I didn't even know why you wanted me to. Yes, you can. If you can take it, you can make it. And I made up my mind, I'm going to go all out to be a runner. That's one thing you learn in sports, is you don't give up. You fight to the finish. And that's important in the war, too. Mayday, mayday, we are going down. The determination to come out first, come out alive. His story is so big. You could go on and on and on because he lived so many lives. It's not just about athleticism and being resilient, but it's also about friendship and love and loyalty and family and faith. And one of the things that became clear to me is his life wasn't lived in chapters, that these themes track through his whole life. Where was faith when he was 8? He was watching his mom pray on her knees. He was going to church trying to figure out what that meant. You know, where was faith when they were stuck in the raft? If you get me through this, I swear I'll dedicate my whole life to you. It evolves, and what kind of abuse was he suffering when he was 8? What kind of abuse was he suffering when he was 24? I'm gonna kill him. That's not how we beat him. We beat him by making it to the end of the war alive. His whole life has been about all the lessons he learned. God said not to do battle, not to wage war on the sins of man. If he drops it, shoot him. But to forgive them, love thine enemy. Forgiveness must be complete. And that's what I do. Instead of hating them, I pray for them. That's the secret of life. Diretta al senso della vita, Luis Zamperini, questo è il nome del protagonista di questo film, una storia vera. Un film che vi consiglio oltretutto di vedere, di visionare, perché davvero è una grande fonte di ispirazione. Volevo chiederle questo, dottor Nannini. Abbiamo visto la storia di un uomo che ne ha passate di cotte e di crude, ma è rimasto forte dentro. Domanda: quali insegnamenti possiamo trarre come esseri umani da questa terribile pandemia? Beh, sostanzialmente che la vita è un dono e che tutto quello che avevamo adesso non abbiamo più, quando insomma avremo la fortuna di poter tornare a una nuova normalità, dovremo avere la grande consapevolezza che veramente che quelle cose semplici come un abbraccio, vedere i pochi cari, non sono veramente qualcosa di scontato, sono veramente l'essenza della vita, perché l'essenza della vita è cogliere queste piccole cose che adesso ci mancano. Questo secondo me è uno grande insegnamento che questa situazione ci sta facendo vedere. E posso chiederle la differenza che i dettagli, le piccole cose possono fare nella vita di ciascun essere umano, dottor Nannini? Possiamo prendere spunto da questo spaccato del film, e c'era, se non erro, il fratello del protagonista, diciamo, stava tra virgolette assillando un po' a che diventasse un corridore. Quindi qui è un dettaglio: una persona esterna accoglie un dono che ognuno di noi non può vedere in quanto noi abitiamo noi stessi. Quindi il dettaglio di una persona esterna che coglie un talento e ci stila tutta questa cosa, ma potrebbe diventare veramente un nostro lavoro, una nostra passione che ci potrebbe aiutare per tutto l'arco della vita. E così facendo realizzarsi e realizzare anche altri. L'esperienza del coronavirus ha messo tutti quanti noi a contatto con il tema della morte e con il tema del lutto. Può dirci due parole su queste due grandi realtà della vita umana, il tema della morte e poi conseguentemente, per chi rimane, l'elaborazione del lutto? Beh, intanto è un fatto in sé, un fatto ontologico, nel senso che dall'uomo primitivo fino all'uomo sapiens sapiens, se noi siamo, diciamo, quanto di più simile all'uomo sapiens sapiens, la paura della morte è un qualcosa di arcaico che abita dentro di noi fino alla morte dei tempi. Quindi il segreto
è che la storia ci insegna che proprio la paura della morte è il più grande propulsore e catalizzatore della capacità di svilupparsi, di crescere, maturare e di elevarsi nella grandezza del nostro essere all'interno dei nostri talenti. Ed è possibile trattare l'elaborazione del lutto con delle strategie resilienti? Sicuramente, l'elaborazione del lutto fu coniata da Freud, infatti c'è un testo del 1915 con il che si titola Lutto e Melanconia, nel quale già ci dava alcune sistematizzazioni di questo diciamo, processo. Sostanzialmente le strategie sono quelle di reindirizzare le proprie energie in favore di qualcosa che possa essere investito e che sia poi una nuova linea vitale per superare un po' che abbiamo visto nel breve film che lei ha dato. Come può invece aiutarci l'atteggiamento proattivo e se poi ci può spiegare in due parole che cos'è l'atteggiamento proattivo nell'essere umano? Tutti gli esempi che abbiamo fatto di Viktor Frankl, l'ospezione dei film, tutte le note trattate sono appunto sono proprio quello che lei mi chiede, cioè questa propulsione, sono tutti gli ingredienti che ci danno questa propulsione ad aggredire il traffico, ad affrontarlo, a subirlo. La proattività molto, molto prevalente, proattivo, quindi attivarsi prima. L'ospezione del film ci ha fatto evidenziare in una maniera totalizzante come l'ego resilience, ovvero la resilienza, non può essere derivato soltanto a dei fattori interni, ma deve essere anche agganciata a una socialità, a una mentalità, e quindi al valore della relazione, perché la resilienza è anche costruita dall'ambiente, dalle relazioni, non è un qualcosa che abita soltanto dentro di noi, ma costruita la resilienza, è anche un processo. Concludiamo il nostro viaggio con questa slide, che vorrei che lei ci commentasse. Non tutto il male viene per nuocere e tutto si può, si deve superare. Che cosa ne pensa di questa affermazione, dottor Nannini? Non c'è altro modo di vivere se non questo, perché non possiamo scegliere il bene e il male coabitano temporanea. Quindi l'approccio resiliente è la solo via per far sì che prendendo un trauma, un male, come dir si voglia, questo ci insegna ad elevarsi della straordinaria bellezza della vita. Non ci sono altre maniere, perché poi impariamo questo oppure diciamo soccomberemo. Questo è un po' il messaggio. Dottor Nannini, è stato molto chiaro come nella puntata precedente, che consiglio di andare a seguire per coloro che magari non l'hanno ancora fatto, e ci ha dato una buona visione, ma soprattutto degli spunti come dei semi che adesso dobbiamo anche cercare di far crescere. Ricordo che il dottor Francesco Nannini è uno psicologo esperto nell'approccio strategico integrato e che opera e lavora a Roma. Dico Roma, anche se credo abbiate leggermente intuito che l'accento del dottor Nannini non è esattamente romano. Ecco. Mi pare che una punta di toscano leggermente si senta qua e là. Vero professore, lei mi ha smascherato, io sono nato a Siena, quindi non posso tradire certamente le mie origini, però sono un romano di adozione. Ecco qua. La ringraziamo, dottor Nannini, è stato molto gentile a concederci il suo tempo e naturalmente il nostro viaggio continua. Vi ricordo a chi ci segue da casa di far pubblicità a questo canale. Più link fate, più condivisioni facciamo, più facciamo crescere un'intera società. Ricordo che la crescita personale non è soltanto individuale, ma va a cadere come una cascata, come una pioggia benefica su tutta la società. Grazie ancora al dottor Nannini, che lo vedo bello là, sorridente, e naturalmente continuiamo il nostro viaggio con un'altra puntata a lunedì prossimo. Grazie di cuore a tutti voi.